promette sicuramente spettacolo, match che tra qualche istante avrà avvio. Proprio in questo momento il direttore di gara ha dato avvio alle ostilità con Bettoni che va dal portiere. Attenzione all'errore da parte di Cecchi, la palla buona per l'Este, il tiro e la palla che esce di poco, occasionissima per l'Este con Bonazzoli. Credo scandisce ancora Carnevale. Carnevale punta l'avversario, poi tocca centralmente per Mazzoli, la palla è buona, Mazzoli la conclusione e la palla che esce sul fondo. Ancora lo Scandicci con questa triangolazione tra Carnevale e Mazzoli, che va a cercare Bonazzoli di prima intenzione. Bonazzoli trova Rondon, ancora Rondon, attenzione a Rubo che si sta incuneando e la palla che esce di un soffio. Grande azione dell'Este, davvero uno splendido fraseggio della formazione di Zattarin, ancora vicinissima al vantaggio. Questo affronta l'Este, il cross da parte di Bini, il colpo di testa da parte di Mengali, bella azione dello Scandicci con la battuta del calcio d'angolo. Rondon, la palla dentro, attenzione Bonazzoli e la palla che colpisce il palo. Bonazzoli con il suo colpo di testa, intanto attenzione perché l'azione prosegue. Avanza Diallo, punta verso l'area di rigore, Rubo, limite dell'area, Rubo, il gran gioco di gambe, Rubo, la conclusione, palla fuori. Gran giocatore questo Rubo. Conclusione da parte di Rubo. Chiude, tempo scaduto proprio in questo momento, tutti a prendere un tè caldo, finisce 0-0. E proprio in questo momento hanno preso il via, c'è salta un avversario, Cubiglio c'è centralmente, Carnevale, limite dell'area, adesso entra in area Carnevale, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, poi questa conclusione, Mengali e la parata del portiere Lorello, ha avuto il match ball Mengali. Eccolo Mazzoli, la conclusione verso la porta e la palla che colpisce la traversa. Gianotti l'aveva sporcata e poi la palla ha colpito la traversa. Quindi Scandicci vicinissimo al gol. La palla Gianotti, molto bravo, torna su di lui Crotturea, Rubo la mette dentro, attenzione con Bonazzoli, Rondon, rete. L'Este è in vantaggio, Rondon, loro due, Bonazzoli e Rondon, hanno confezionato la rete dell'Este esattamente al 30esimo. Rondon, sempre lui, sempre maledettamente lui, con il sigillo di questo attaccante davvero formidabile. In avanti suggerimento, colpo di testa, la palla è per Carnevale, limite dell'area, Carnevale, la battuta, Lorello ha deviato in angolo, si accenta di colla, va da Carnevale, vediamo se inventa qualcosa lui, la palla è per Gianotti, potrebbe tirare, lo fa Gianotti, rete, ancora Gianotti, lo Scandicci pareggia esattamente al 44esimo, il siluro di Gianotti e la palla che termina in rete. E 1-1 quindi il risultato con la rete proprio al 48esimo e 20. Eccoci qua, finisce 1-1 il match tra lo Scandicci e l'Este.